svuota spesa di Prime. Perché sto come una cadaverica? Madonna. Questo è il primo. Questa è il prima, la prima cosa che ho preso da Primark. Guarda che meraviglia. Ho preso la taglia più piccola, la XXXXL. Bellissima. Perché queste qua vanno portate strette, capito? Meravigliosa. Ovviamente di Stitch. Non so perché mi è venuta la fissa di Stitch. In realtà perché le cose di Stitch erano le più belle. Anche perché a me Stitch mi fa schifo a cazzo. Comunque, senti qua, sempre per stare nella categoria di Stitch. Sto gatto indemoniato. Comunque, mi sono presa questo vassoio fatto così. Che cazzo me ne faccio di sto vassoio? Non lo so. Non so perché l'ho preso, mi ispirava. E ci ho preso le posate di dentro. Ne ho prese una per me e una per Anthony, no? Che ne so, per andare in spiaggia, per andare in picnic, per mangiare fuori qualche cosa, come due morti di fame. Bello. Tipo alla poveraccia miseriaccia. Poi ho preso da abbinarci un bellissimo bicchiere fatto così. Io volevo la borraccia. Non mi ricordo, forse non c'era. E mi sono presa questo bicchiere qua, bellissimo, con la cannuccia. Guarda quanto è lunga. Madonna. Peccato che è sottile. Comunque, poi ho preso un contouring liquido, deve essere, questo qua deve essere illuminante, non lo so, cream contouring coverage medium dark. È per fare contouring questo qua, non lo so, mi ispirava. E insieme ho preso questo correttore qua, tipo della, che somiglia a quello della Collister, che cazzo ne so. Lo proveremo, lo vedremo, vediamo come cazzo è. E poi, in fine di trucchi, ho preso questo bellissimo blush luminoso che è fatto così. È fatto così. Poi, sempre per stare con Stitch, ho preso la mia prima borsa per uscire, perché io non uso le borse che mi fanno schifo al cazzo, perché mi sento Mary Poppins. Però questa qua è talmente bella che l'ho dovuta prendere. Poi è comodo, c'è un sacco di taschini. Qua ce n'è un altro che penzola, dov'è? Guarda, bellissimo. Qua ci posso mettere i documenti, il portafoglio, i soldi, che non ci sono. Ma sì, l'ho presa lo stesso. Poi ho preso, guarda che non ci sono tante cose, eh? 113 euro, ho comprato un cazzo. Guarda, questa tuta classica bianca fatta così. Di sopra volevo prendere il pezzo di sopra, ma non ho trovato un cazzo. Non c'era tanta roba, ti dico la verità. E ho speso 113 euro. Poi, questa bandana di pizzo, meravigliosa, stile Indian. Guarda che... No, io mi sono innamorata, da mettere sopra questi peli di merda che mi ritrovo. Molto bella. Poi ho preso il set di mollettoni, perché io senza mollettoni non vivo. E questi qua sono tutti nude, stile tipo le sorelle Gardigan. Bellissime. Veramente, guarda che loro si... Hai capito, no? Chi? Quelle che si vestono sempre tutte nude. Poi ho preso questo completo meraviglioso di Winnie the Pooh. A me piacciono tantissimo i pigiami di Winnie the Pooh, non so perché, vado pazza. E ovviamente estivo questo qua, no? Perché tra un po' arriva il caldo, la primavera, e ho bisogno di mettere qualcosa di seta, capito? Questo qua è veramente molto bello. Speriamo la taglia, che ogni volta prendo le taglie piccole e mi trovo come Burundi. Che cazzo ti devo dire io, che ne so? E poi, mi sa che l'ultimo, non lo so, qua mi sembra di sì. Ho preso questa maglia sempre a pigiama di Winnie the Pooh. Sono bellissime le cose di Winnie the Pooh. Mi sono innamorata. Questa qua che cazzo di taglia. Ma perché vado a prendere sti cazzo di numeri? Non lo so, però è bella. Guarda qua. Bella per stare in casa, per uscire. Io ormai i pigiama li uso per tutte cose. E mi sa che qua ho finito. Ah, per ultimo sei due spugnette del cazzo. Guarda.
Ti sembra una specie. No, adesso parlando sinceramente, tanto non ci sente nessuno, solo io e tu. Ti sembra una spesa di 100 e passa euro? Se quattro minchiatine che ho preso. Qua ce ne andiamo tutti al lastrico. Qua ce ne andiamo tutti al lastrico. Vedrai se non è così. Un paio di mesi. E mi trovate buttate in qualche rotonda.